Adesso stiamo facendo un lavoro molto intenso durante questo periodo di lavori personali, soprattutto basato su me stesso per il miglioramento individuale e niente, sono felice per Davis che abbia avuto appunto questa promozione a primo allenatore, per lui è la sua prima esperienza e sono appunto felice che possa iniziare questo percorso da capo allenatore insieme a noi. È un allenatore che ha tanta voglia di fare bene e questo sicuramente ci porterà, secondo me, a buoni risultati. Quindi siamo pronti e abbiamo voglia di iniziare. Vabbè, la metto lì, cioè, io vorrei, non so, vincere lo scudetto, che c'è una domanda in questo senso, a me piacerebbe tantissimo, ecco, vincere uno scudetto, però chiaramente bisogna rimanere con i piedi ben piantati per terra, bisogna ripartire da quelle che sono le nostre certezze, che adesso siamo io, Nicolò, Riccardo e Rafael e da Davis. E quindi con calma adesso guarderemo quale sarà la squadra dell'anno prossimo e con calma faremo tutte le previsioni del previsto. Ma innanzitutto quello di migliorare, come stiamo facendo appunto in questo periodo, di migliorare, di crescere, di appunto cercare di portare la Reggiana più in alto possibile e cercare di raggiungere quegli obiettivi che l'anno scorso non siamo riusciti a raggiungere come i playoff. A me piacerebbe tanto appunto partecipare ai playoff di Serie A, cosa che non ho mai fatto e quindi niente, cerchiamo sempre di dare il massimo e di portare me stesso, ma anche la pallacanestro reggiana al più alto livello possibile. Tutte si stanno rinforzando, l'abbiamo fatto anche noi. Penso che il nostro nucleo di italiani sia un ottimo nucleo di italiani e adesso appunto bisognerà attendere l'arrivo degli stranieri. E per il resto penso che comunque, anche se le altre squadre comprano magari grandi giocatori, c'è più stimolo a poter ribattere durante il campionato, quindi è sicuramente uno in più per noi, per fare bene, per crescere e per dare tutto noi stessi in allenamento e ogni partita.